scommesso è saltato anche. Sì, è saltato di brutto. Pazienza. Avrei offerto da bere a tutti, quindi. Che settimana. Filippo è rimasto. Però la tua faccia sarà impagabile. Da domani win for life. Forse è meglio la tua faccia che un boccale di birra. Sì, infatti. Adesso Marco, per esempio, tu che sei esperto, si può scommettere a 3 minuti dalla fine? No, le scommesse no. In questo momento no. All'88esimo circa il famoso live viene interrotto. Durante la pubblicità lui ha tentato di ha tentato disperatamente, ma niente. Tra l'altro Marco si può seguire anche sul vostro sito, no? FC Inter 1908. La tua proposta di scommessa, il pronostico di Rizzo che di solito porta bene, ma... Cioè, no, è bello Filippo, perché c'è la giocata non rischiosa per chi non vuole, è quella invece più, cioè, giocata semplice, la giocata rischiosa. Io per la tutti i gusti, giocata rischiosa. L'altro giorno, leggendo il suo pronostico, erano 7 partite tutti X. È appunto quella, è la rischiosa. E ci che è la rischiosa, mi fanno su 8 a fare 8 pareggi. Alla prima giornata dello scudetto, no, ma non prendo soltanto il campionato, non prendo soltanto il campionato italiano. Tutti i campionati, sì, però, scusa, rischi di fare. Percentuale, qual è la percentuale di fare su 8 risultati 8 parliamo X? Di calcio scommesse, allora seguiteci, no, è quel quanto proprio fatto, il bello della... quanto è quella rischiosa, com'è finita poi? Ha fatto tutte 8x? No, quella rischiosa c'è no. Gente che va in giro con le Bentley a Milano, lui sta rigirando il coltello della piaga per lui. Ed è finita purtroppo con un 2. Il rischio è il bello, è quello del rischio. Certo, anch'io la prossima volta faccio una rischiosa con tutti e due. No, ricordo la puntata speciale di Natale in cui facemmo tutti i pronostici per la finale. Tu dicesti, mi sembra Chelsea-Inter la finale, quindi ancora possibile. Chelsea-Inter la finale di Coppa Campioni, quindi ancora. Anzi, ancora Chelsea possibile. Ormai è quasi ai quarti. Sì, dovrebbe essere quarti con la doppietta di Anelka. Però te l'ha lui che dice che a Germania non prendiamo mai. Te dici che la finale è Inter-Chelsea. Vabbè, in Germania non prendiamo mai, è un dato di fatto. Nel caso le cose dovessero andare diversamente, vi diamo gli indirizzi. Io inviterei la regia. Inviterei la regia. Con i messaggi che volete mandare con il mio numero di cellulare, così potete mandare gli insulti, posso mandare a me direttamente. Bravo. Insulti più belli, però fatemelo o dire. Sul tuo Facebook o sul mio Facebook, però possiamo dire che tranquillamente l'Inter vincerà il ritorno 2-1. Ci qualificheremo e andremo in finale. Allora te ne dico un altro, allora. Filippo. No. Vabbè, ciao Fausto, ciao e vi saluto. Possiamo andare? Ciao. 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 Su Facebook e sulle mail ci chiedono Michele, basta. Questa sera è la serata degli indovini. Cioè, Filippo che esce dallo studio e non vuole più rientrare dopo il pronostico. Giustamente non era ripreso per bene. Il primo sciopero di un ospite. Sì, è qualcosa di clamoroso. Però Paolo, per magari far entrare questo per far entrare Filippo in studio.